Ciao, vediamo subito come creare un effetto spirale con Adobe Illustrator esattamente come questi. Partiamo! Una volta che abbiamo creato il nostro file, in questo caso distribuito in senso verticale, ma non è vincolante ai fini della realizzazione dell'effetto, andiamo subito a selezionare lo strumento rettangolo, andiamo ad associare un colore che potrebbe essere arancione o qualsiasi altro, e andiamo a disegnare un rettangolo verticale come questo, dopodiché lo trasciniamo più o meno in una zona che sia centrale nella parte superiore, oppure possiamo allinearlo grazie agli strumenti di allineamento che si trovano nella parte superiore del pannello dinamico, assicurandoci chiaramente che l'allineamento sia impostato come allinea tavola da disegno, e così lo allineiamo centralmente. Ora lo selezioniamo, andiamo sul menu effetto, distorce e trasforma, e poi trasforma. Il pannellino effetto trasforma ci accompagnerà lungo la realizzazione di questo effetto in più passaggi, fondamentale per scandire bene l'effetto. Lasciamo in questo caso il ridimensionamento orizzontale e verticale al 100%, anche in proporzione, dopodiché portiamo il valore dello spostamento al minimo, andiamo ad aggiungere come angolo di rotazione 10 gradi e come numero di copie 36. In questo modo abbiamo ottenuto sostanzialmente una moltiplicazione circolare della stessa forma. Andiamo a cliccare quindi su OK. Ora, fondamentale, in questo momento è la figura selezionata ad essere gestita. Noi dobbiamo invece gestire tutte le figure che formano appunto questo cerchio, questa forma ellittica. Quindi con la figura selezionata andiamo sul menu oggetto, espandi aspetto, ed ecco qua, abbiamo tracciato l'intera figura formata appunto dai tanti rettangolini. Dopodiché ci spostiamo sempre nel pannello dinamico e andiamo ad allineare rispetto alla tavola da disegno in modo centrale verticale e centrale orizzontale, facendolo coincidere più o meno con l'altezza della tavola da disegno. Dopodiché riselezioniamo la figura che abbiamo appena tracciato. Ora andiamo di nuovo ad aprire il menu effetto e quindi distorce trasforma e trasforma. Abbiamo riaperto di nuovo il pannellino effetto trasforma. A questo punto diamo dimensioni diverse rispetto alle precedenti, perché dobbiamo andare a creare la spirale e quindi mettere in profondità questo tracciato. Andiamo prima di tutto a ridimensionare i parametri orizzontale e verticale. Diamo quindi un valore che va dai 75 agli 85-86%. L'importante è che ci sia sempre un minimo di distanza tra i vari rettangolini, che questi non risultino proprio attaccati. Andiamo a dare un angolo che può essere di 30 o 33 gradi, trasformiamo soltanto gli oggetti, quindi flaghiamo solo la prima voce tra le opzioni e diamo un numero di copie di 20. Ora chiaramente noi possiamo andare ad applicare già un primo effetto di spirale direttamente dalla rotazione di questo effetto. Per esempio, se spostiamo il valore della rotazione, vediamo come simuliamo un primo effetto, diciamo un effetto primitivo di quella che può essere appunto la spirale dell'intero tracciato. Ci può aiutare sicuramente aumentare o diminuire il valore delle copie. In questo caso io avevo inserito 20 e un numero del genere chiaramente ci permette di avere l'intera struttura quasi completa, quindi con il cerchio alla fine poco visibile. Possiamo quindi aumentare le dimensioni del cerchio vuoto che si trova alla fine della nostra spirale per enfatizzare, evidenziare l'effetto finale, semplicemente diminuendo il numero delle copie. Da 20 possiamo portarla a 12 ad esempio, o a 11. A questo punto andiamo a cliccare su OK. Andiamo di nuovo ad applicare un tracciamento, quindi apriamo il menu oggetto, espandi aspetto, in modo da poter lavorare la forma come tracciato. Dopodiché la selezioniamo, apriamo il pannellino elaborazione tracciati, che possiamo trovare eventualmente tra i pannellini aperti in anteprima, oppure aprire il menu finestra e di nuovo elaborazione tracciati. Qui dovremo andare ad unire praticamente tutte le forme tra loro secondo il metodo unifica. Facciamo quindi un click ed ecco qua. A questo punto non ci resta che applicare l'ultimo tocco per dare quella rotazione caleidoscopica nella parte finale della spirale. Apriamo quindi il menu effetto, altera, pendio. Ora chiaramente dobbiamo personalizzare questo effetto e possiamo farlo semplicemente cambiando il valore in percentuale della curva, spostandolo più verso l'orizzontale o più verso il verticale, e soprattutto andare a modificare il valore della distorsione, sempre giocando sui parametri orizzontale e verticale. L'obiettivo è ottenere un effetto spirale molto libero come questo. Clicchiamo su OK, facciamo un clic all'esterno ed ecco, per esempio, ottenuto il nostro effetto che possiamo eventualmente andare a ingrandire, ridimensionare. Ed ecco qua, abbiamo ottenuto lo sfondo per la nostra grafica. Ci andiamo infatti ad aprire il pannellino di esportazione, salva per web, andiamo su File, esporta, salva per web, vediamo come ci risulta la nostra spirale, che in questo caso funziona da sfondo al nostro file A3. Tornato sull'effetto, aprendo il pannellino aspetto, facendo un clic su altera, possiamo andare ad aprire il menu a tendina accanto alla voce stile
e decidere di applicare altri tipi di effetti di alterazione che possono chiaramente consegnarci un effetto finale ancora diverso e ovviamente personalizzabile. Pensiamo per esempio a onda, andandola a modificare in questo modo, modificando sempre tutti i valori, vediamo come abbiamo ottenuto un effetto ancora diverso e magari ancora più efficace rispetto a quello che è il nostro scopo iniziale. Selezionando l'intera struttura possiamo andare a modificare il colore aprendo la tavola rossa esattamente in base a quelle che possono essere le nostre esigenze. Ma come puoi immaginare, Illustrator non si limita soltanto a una tecnica o due per personalizzare delle forme e di conseguenza degli sfondi. E così come possiamo personalizzare un effetto spirale, allo stesso modo possiamo costruire e personalizzare un effetto rete assolutamente unico e performante per le nostre grafiche e per le nostre presentazioni. Questo è il video in cui ti mostro la tecnica che ti permette di raggiungere lo scopo in modo assolutamente completo, ovviamente senza lasciare nulla al caso. Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao, grazie e al prossimo video.